È stata un'esperienza dura, a tratti difficile, a tratti crudele. Io nella prima fase non sapevamo all'epoca che ci sarebbe stata una seconda e una terza. Nella prima fase abbiamo lottato contro questa malattia, un po' ci sentivamo un po' come i pompieri di Chernobyl, lo dico spesso, non conoscevamo bene che cosa stavamo combattendo, avevamo scarsi mezzi per fronteggiare questa malattia, sia dal punto di vista scientifico, perché le conoscenze erano, forse anche adesso sono in parte limitate, ma allora erano molto molto limitate, quindi si usavano anche con me stesso, già l'ho detto in altre interviste, si sono usati dei farmaci che adesso non si utilizzano più perché si è vista la loro inefficacia. E poi purtroppo mi sono ammalato e quindi ho vissuto da paziente quello che avevo visto da medico e quindi mi sono trovato improvvisamente dall'altra parte. Quindi mentre assistevo io nella prima fase, le persone tutto bardato, eccetera, e mi facevano tenerezza queste persone lontane dai loro familiari, dalle loro amicizie, eccetera, e poi mi sono trovato io in cui venivo assistito. Da colleghi che erano a loro volta tutti bardati, che quindi intuivo chi potessero essere, ma tante volte non riuscivo nemmeno a capire chi erano. Io non posso non ricordare tutti i miei pazienti che purtroppo non ce l'hanno fatta ed è stata una cosa semplicemente orribile anche per il camminamento verso il nostro Signore. In particolare vorrei ricordare due colleghi, un cardiologo, il dottore Spinazzola, ma soprattutto una splendida figura di medico, collega, amica, infettivologo, dottore Mario Maiocchi, che purtroppo a 2 mesi della pensione si è fatto coinvolgere dai turni e via dicendo, e purtroppo non ce l'ha fatta. Ma un enorme ringraziamento. Perché penso che questa cavallerata sia dovuta più che altro allo staff che mi ha circondato, in particolare tutti i colleghi dell'unità operativa del Moscati di medicina interna e segnatamente anche dal mio primario, la splendida dottoressa Maria Amitrano, che tutti quanti ci siamo sacrificati.